La Terra si è formata 4 miliardi e mezzo di anni fa. All'inizio era una palla di rocce e metalli fusi e poi pian piano si raffreddò e comparvero i mari pieni di acqua e le terre emerse. L'attività dei vulcani fu molto importante per produrre l'atmosfera terrestre. Ad un certo punto è nata la vita, in tutte le sue forme una rigogliosa vegetazione ha invaso tutto. In questo paradiso terrestre vivevano felici i dinosauri, fino a quando, un giorno di 65 milioni di anni fa, successe qualcosa e nel giro di poco tempo i dinosauri furono spazzati via dalla faccia della Terra. Ci furono terremoti in ogni dove e tsunami nelle zone vicine al mare. I vulcani iniziarono ad eruttare lava e le ceneri, insieme ai fumi degli incendi che si sviluppavano nelle foreste, oscurarono il cielo, fino a che la luce del sole non poté più giungere al suolo. Alla fine, ai dinosauri non restò che estinguersi. Fu tutta colpa di un asteroide che, trovatosi a passare nelle vicinanze della Terra, ci andò troppo vicino, fino a caderci sopra. L'impatto fu devastante. Fortunatamente, asteroidi così pericolosi sono davvero rari. La maggior parte di queste rocce spaziali se ne sta infatti lontano dalla Terra e quelle che si avvicinano sono davvero piccoline. In più, oggi abbiamo a disposizione sonde interplanetarie con cui possiamo avvicinarci agli asteroidi per studiarli da vicino. In questo modo possiamo anche imparare a difenderci qualora qualcuno si avvicinasse troppo. Gli asteroidi sono residui della formazione del Sistema Solare. Le loro dimensioni variano da pochi metri a massimo 1000 chilometri. Ne conosciamo circa 1 milione. Orbitano intorno al Sole in un'orbita compresa fra quella di Marte e quella di Giove, una zona nota come fascia principale degli asteroidi. Partiamo col disegnare un patatoide, termine non tecnico per definire la forma di una patata. Gli asteroidi, infatti, non hanno delle belle forme sferiche come i pianeti, ma hanno tutti delle forme irregolari, proprio come delle patate. La loro superficie appare butterata, cioè presenta molti crateri che derivano dall'impatto di un asteroide con un altro durante gli istanti di formazione del Sistema Solare. Anche oggi avvengono degli scontri tra gli asteroidi, ma questi sono molto molto più rari. Per rendere questa forma butterata e questi crateri da impatto, possiamo disegnare sugli asteroidi dei cerchi che possono essere più o meno grandi e più o meno chiusi. E se li facciamo sui bordi, non facciamoli proprio di forma circolare, ma facciamoli un po' più ellissoidali, di forma un po' più allungata, o addirittura delle semplici righe se sono proprio sul bordo, per dare un po' di prospettiva al disegno. Quando due asteroidi si scontrano tra di loro, si ha la formazione di detriti, di sassolini che saltano via. Ecco, se noi vogliamo fare il disegno anche di queste parti, possiamo aggiungere qualche sassolino che salta via, proprio in questo modo, ipotizzando che il disegno si riferisce all'istante subito dopo l'impatto. Per dare tridimensionalità al disegno, possiamo disegnare delle righe intorno a questi crateri che ci fanno un pochettino avere la sensazione di una montagnetta. Vedete, in questo modo, così il disegno non è proprio piatto, ma resta un pochettino più tridimensionale, appunto. Lo facciamo su tutti i crateri che abbiamo disegnato. Gli asteroidi sono corpi rocciosi, quindi sulla loro superficie ci saranno delle pietre più o meno grandi, dei massi, dei sassi,
possiamo renderli con delle piccole zone a puntini più o meno grandi. Fate tutte le zone che volete, però mi raccomando non esagerare, altrimenti il disegno rischia di rimanere troppo scuro. Alcuni asteroidi hanno la Luna, cioè un piccolo asteroide che orbita loro intorno. In questo caso possiamo disegnare un piccolo asteroide intorno all'asteroide più grande. Questa sarà la sua Luna. A questo punto non ci resta che colorare il disegno e lo facciamo stando attenti al gioco di luci e ombre. Cioè, stando attenti da che parte arriva la luce. Facciamo finta che la nostra patata è il sole. La luce illuminerà l'asteroide da questa parte, quindi creerà tutte le ombre che vanno in questa direzione. Cercheremo quindi di fare una parte di asteroide un po' più scura, questa, e una parte di asteroide un po' più chiara, perché è maggiormente illuminata. Vi suggerisco di tracciare una leggera linea con una matita grigia. Questa sarà la nostra linea d'ombra. Non sarà una linea proprio netta e demarcata, perché un po' di ombra ci potrà essere anche fuori, in modo che il passaggio tra la luce e la ombra sarà graduale e renderà un po' più realistico il disegno, dando anche in questo caso tridimensionalità all'oggetto che stiamo disegnando. Il risultato di questo lavoro di sfumatura dovrebbe essere questo: la parte non illuminata dell'asteroide un po' più scura e la parte invece illuminata dal sole più chiara. Se avete fatto caso, io sono andata a colorare l'interno dei crateri che abbiamo disegnato prima da questa parte. Dalla parte del sole sembrerebbe, ma perché voi dovete immaginare il cratere come una piccola montagnetta e quindi la montagna fa ombra a questa parte di cratere. Andiamo avanti così, con i colori che possiamo usare sono il grigio, il marrone, il nero, proprio perché gli asteroidi sono corpi rocciosi e quindi sono tendenzialmente scuri. La maggior parte sono veramente scuri, alcuni sono un po' più chiaretti. Divertitevi a giocare con questi colori, potete fare tutti gli asteroidi che volete. Ed ecco qua il mio risultato, asteroidi più o meno scuri, ma tutti illuminati dalla patata. Sono sicura che a voi verranno diversi, ma non preoccupatevi, tra tutti gli asteroidi che conosciamo non ce n'è uno uguale all'altro. In questo video abbiamo usato per semplicità un paio di approssimazioni. Abbiamo detto che i dinosauri si sono estinti tutti, ma nella realtà recenti studi ci dicono che uccelli ancora oggi esistenti siano diretti discendenti dei loro antenati dinosauri. Abbiamo anche detto che l'estinzione dei dinosauri fu causata da un asteroide, ma nella realtà non possiamo sapere se si sia davvero trattato di un asteroide o di una cometa. La teoria dell'impatto da oggetto celeste è quella più accreditata, ma è pur sempre una teoria, resta pertanto valida solo finché non si trovano altre prove certe che ci dicano che è andata in un altro modo. Fortunatamente ai fini artistici non ci cambia le cose, quindi possiamo continuare a disegnare gli asteroidi nel modo che abbiamo imparato. Questa puntata speciale di Spazio Arte è stata pensata in occasione dell'Asteroid Day, che tutti gli anni si festeggia il 30 giugno, giornata riconosciuta a livello mondiale dalle Nazioni Unite come giornata internazionale dedicata agli asteroidi. Buon Asteroid Day a tutti!